Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come installare il firmware ExpressLRS nei moduli FRSky R9M ACCCT ed Access. Come sappiamo esistono due versioni del modulo R9M, la prima versione è quella ACCCT, mentre la seconda versione è quella Access 2019. I passaggi per installare il firmware sono gli stessi per entrambe le versioni, così come i file che dovremo usare e le impostazioni del configuratore. Tuttavia per il modulo R9M ACCCT bisogna prima fare l'inverter mod, che consiste nel saldare una resistenza nel circuito interno. Si tratta di una modifica piuttosto semplice che ho già spiegato in un altro tutorial, se vi serve lo trovate linkato in descrizione. A questo punto possiamo iniziare. Come sempre quando si parla di ExpressLRS dobbiamo verificare che la nostra radio abbia il sistema operativo aggiornato. Infatti la versione minima richiesta di OpenTX è la 2.3.12, mentre quella di EGTX è la 2.4.0. Se avete delle versioni precedenti a queste, dovete necessariamente installare una versione più aggiornata. In descrizione vi lascio i miei tutorial su come aggiornare EGTX ed OpenTX. Una volta che la nostra radio è pronta, la prima cosa da fare è installare il bootloader nel modulo. Questa operazione va fatta solo la prima volta e non andrà più ripetuta per futuri aggiornamenti firmware. Inoltre, come ho già spiegato, il file del bootloader è lo stesso sia per modulo ACCCT che per modulo Access. A questo punto quindi non mi rimane che scaricarlo cliccando qui. Il prossimo passaggio è copiare il file che ho appena scaricato all'interno della microSD della radio, quindi qui a sinistra ho la cartella download dove ho appena scaricato il bootloader, mentre a destra ho la microSD della radio. Quindi apro la cartella firmware e copio al suo interno il bootloader. Ok, posso fare rimozione sicura dell'hardware. Molto bene, come vedete ho reinserito la microSD nella radio e sistemato il modulo interno dietro, posso continuare. Entro nel menu sistema premendo a lungo questo tasto, poi mi sposto a pagina 2. Quindi entro nella cartella firmware premendo Enter. Ora mi sposto sopra il bootloader e premo a lungo il tasto Enter. Quindi scelgo Flash modulo esterno. Perfetto, aggiornamento completato. Ok, col bootloader abbiamo finito. Come ho detto, questa operazione andrà fatta solo la prima volta e non dovrà essere ripetuta in seguito. Ora vediamo velocemente come installare il firmware ExpressLRS nel modulo. Partiamo scaricando il configuratore che si trova su GitHub a questo indirizzo. Vi lascio il link in descrizione. Se avete Windows, scaricate il .exe. Dopo aver scaricato e installato l'ExpressLRS Configurator, ci appare questa schermata. Qui scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. In Device Category scegliamo FRSky R9. In Device FRSky TX R9M. Come ho detto in precedenza dovete scegliere questo target sia per moduli ACCCT che Access. Come metodo per il flash dobbiamo scegliere Stock Bootloader. A questo punto, se non l'avete ancora fatto, scaricate l'UA Script. Servirà dopo per configurare il modulo. Per quanto riguarda le opzioni, qui dovete scegliere la frequenza tenendo conto sia della regione che delle antenne che utilizzate nel modulo. Per me EU868 va bene. Qui è molto importante scegliere la vostra password per il bind. Non c'è bisogno di mettere nulla di troppo complicato, scegliete semplicemente qualcosa di facile da ricordare. La password che userete sul modulo dovrà essere la stessa anche su tutte le riceventi. In questo modo il bind avverrà in automatico senza dover fare nulla in particolare. Per quanto riguarda lo sblocco potenza, questo ci permetterà di usare milliwatt superiori ai 250, ovvero 500 milliwatt ed 1 watt. Per usare potenze più alte di 250 milliwatt comunque è necessario aggiungere una ventola al modulo, in quanto senza non è in grado di dissipare il calore generato da queste potenze. Se il modulo si surriscalda il sistema diventa instabile e il modulo stesso potrebbe anche danneggiarsi a causa dell'eccessivo calore generato. Se volete fare la modifica della ventola potete vedere il mio tutorial, in ogni caso i 250 milliwatt garantiscono un volo sicuro e nessun rischio fail safe. Sui miei moduli ExpressLRS non vado mai oltre questa potenza.
Le opzioni in questa colonna potete lasciarle anche così come sono. Io ho disattivato i beep del modulo, ma se preferite potete lasciarli attivi. A questo punto quindi posso fare build. Ok, il sistema sta generando il firmware. Perfetto, il configuratore ha completato il firmware. Come vedete si è aperta in automatico questa finestra. All'interno ci sono due file, uno chiamato firmware e uno col nome completo. I due file sono identici e possiamo usare indifferentemente l'uno o l'altro. Il motivo per il quale il sistema crea due file è perché a seconda dei casi quello completo potrebbe risultare molto lungo. Alcune radio infatti non riescono a leggere file con troppi caratteri nel nome, per questo motivo viene generato anche un file chiamato semplicemente firmware, che ha un numero di caratteri basso e che verrà sicuramente letto da qualsiasi radio. Ok, come vedete ho nuovamente inserito la microSD nel PC, che ho qui sulla destra, a sinistra invece ho la cartella che mi ha aperto prima e il configuratore. Anche questa volta copierò i file che mi interessano nella cartella firmware della microSD. Io copio solo il file col nome perché la mia radio riesce a leggerlo, ma se preferite potete anche copiarli entrambi, non è un problema. Ok, visto che ho la microSD nel PC, copio anche il UASCript che ho scaricato prima. Come vedete mi sono spostato nella cartella download del mio PC. Per quanto riguarda la microSD invece, questa volta dovremo aprire la cartella scripts, poi tools. Quindi copio all'interno il file Lua che ho scaricato prima. Perfetto, qui ho finito, faccio di nuovo rimozione sicura dell'hardware e inserisco nuovamente la microSD nella radio. A questo punto non mi rimane che installare ExpressLRS nel modulo R9M. Anche questa volta premo a lungo il tasto menu e mi sposto a pagina 2. Entro nella cartella firmware e vado sopra il file che ha generato il configuratore. Quindi tengo premuto a lungo il tasto Enter. Poi faccio Flash External LRS. Perfetto, aggiornamento completato. Il firmware ExpressLRS è stato installato con successo nel modulo. Per concludere, vediamo come impostare la radio per usarla con il modulo ExpressLRS. Partiamo dal menu Modelli. Premiamo il tasto menu e ci spostiamo nella pagina Setup. Qui in External RF dobbiamo attivare CRSF, in quanto ExpressLRS usa questo protocollo. Ovviamente anche su Betaflight, quando sceglieremo il protocollo, dovremo impostare CRSF. Per quanto riguarda la configurazione del modulo, facciamo tutto tramite l'UASCript. Questa volta andiamo nel menu Sistema, e nella pagina Tools avviamo il LuaScript che abbiamo scaricato prima. Qui possiamo impostare il packet rate scegliendo tra 25, 50, 100 o 200 Hz. Un refresh più alto ci dà minore latenza, tuttavia se fate long range diminuire il packet rate fa aumentare la portata del segnale, quindi in questo caso è una buona idea impostarlo a 100 Hz o meno. Per quanto riguarda la potenza, il mio consiglio è lasciare un valore intorno ai 100 mW per un uso freestyle o mid-range e valutare 250 mW per long-range. Come ho detto prima, potenze superiori spesso sono controproducenti perché mettono troppo sotto sforzo il modulo facendolo surriscaldare e di conseguenza potrebbe funzionare male. Molto bene, non c'è altro da fare. In questo video abbiamo visto come installare il firmware ExpressLRS nei moduli FRSky R9M. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.